Incomincia questo nuovo ciclo e certamente comincia bene con te, ti ringrazio. Poi io ho qui una tua presentazione, però francamente non riesco neanche a capire cosa c'è scritto, nel senso che ci sono sigli per me MHD, altre cose che tu hai qui registrato e che io non so indicare, ma vorrei andare al dunque e dire quello che ci racconterà, lo sentiremo, è un personaggio di alto livello, a te la parola. Buonasera. Avevo capito, che mi sia rimasto il fascino di sua giovinezza, ahimè, temo che non ci siamo tanto. Buonasera signore a tutti. Piacere essere qui di nuovo, grazie all'avvocato, grazie a Sara per questo invito che mi vede qui appunto nuovamente dopo circa un anno, ci siamo visti aprire l'anno scorso mi pare, e questa volta sono anche qui con voi con un ruolo particolare, nel senso che insieme agli organizzatori, ai gestori della fondazione, abbiamo pensato di organizzare questo ciclo che è dedicato all'energia. E quindi questa sera io ho il privilegio di introdurvelo con una chiacchierata che ho intitolato I colori dell'energia, per un motivo che vi spiegherò tra breve. Ma prima di questo, scusate, mi sposto perché se no non ci vedete. Prima di questo vorrei ricapitolare, cioè usare qualche secondo e far, usare anche il mio ruolo di organizzatore del ciclo, per ricapitolare quelli che saranno i prossimi appuntamenti e fare una specie di prossimamente, no? Cioè un po' introdurvi su cosa si parlerà e soprattutto invogliarvi anche, nonostante magari la noia che vi ispirerò io, a tornare anche per le colleghe e i colleghi che vi seguiranno. Allora avremo tre successive chiacchierate, una a distanza di una settimana, una dall'altra. La settimana prossima Alessandra Viola ci parlerà di energia, clima e povertà. Alessandra è una giornalista scientifica e insegna anche comunicazione e energia alla Luis di Roma, è già stata qui due volte, quindi è la vostra buona conoscenza, e lei inquadrerà il problema dell'energia nella più ampia, nel suo più ampio ambito sociale, cioè ciò che riguarda sociale e climatico, ambientale. Quindi cerchiamo un po' di capire quali problematiche ci sono dietro, anche alla luce dell'ultimissimo vertice di Parigi, che come sapete ha occupato le cronache negli ultimi mesi, direi. Poi il 14 e 16 febbraio, Arturo Lorenzoni, che è un collega di Padova, è un ingegnere esperto di risparmio energetico, perché è giusto che noi troviamo nuove forme di produzione di energia, ma è anche giusto che sappiamo se siamo in grado di risparmiarle, di usarle in maniera consapevole. E finiremo con un argomento che mi è molto caro, perché guarda un po' al futuro e tocca anche il settore energetico di cui mi occupo, la fusione. Avremo Giuseppe Mazzitelli dell'Enea, responsabile dell'esperimento FTU, che ci parlerà di questa nuova sorgente di energia che stiamo cercando di studiare e per la quale l'Italia è all'avanguardia. Come dicevo, di nuovo ancora qualche istante per entrare una alla volta. Ho messo dei flash proprio, no? Proprio come si fanno i film, no? Delle scene, ritroverete queste diapositive, le ho chieste un po' in prestito alle colleghe e ai colleghi. Questo è un albero di mimosa fotografato la settimana scorsa a Roma. La mimosa, sapete, normalmente fiorisce l'8 marzo, no? Ecco, questa è la situazione nei quei cosiddetti giorni della merla, no? Sarebbero. Sì. Quindi noi possiamo ancora crederci o no, però certamente qualcosa di generale sta un po' succedendo, no? Se ne parla anche nei giornali tutti i giorni. Però c'è anche questo numero che è estremamente importante ed è il rapporto fra
la disponibilità e il consumo energetico medio italiano, di un italiano e di una persona che vive nel Chad. Allora, se voi abitaste nel Chad, potremmo, se noi abitassimo nel Chad, potremmo usare il telefonino un giorno al mese, probabilmente, un giorno all'anno. Un altro giorno potremmo usare il computer, un altro giorno potremmo usare la lavatrice. Qualcuno dice, vabbè, poco male, però il problema è che poi anche l'incubatrice dell'ospedale probabilmente funzionerebbe un giorno all'anno, e se la sfortuna del nostro bambino nasce e ha bisogno di assistenza negli anni successivi del 164, è una bella rogna. Questo semplicemente a dire che uno dei temi che Alessandro Viola toccherà ampiamente è anche il tema della povertà energetica, che è un tema di cui si parla molto poco, ma che purtroppo rappresenta una delle grandi urgenze nella questione energetica. Parlavo di risparmio di energia, vi dico solo che dicevo, è molto importante produrre l'energia, è altrettanto importante risparmiarla. Questa lucina, ce n'è una anche qui sopra, se vedete, no? Siamo tutti familiari alla lucina che rimangono accese, no? Degli elettrodomestici, televisore, di tante cose, lo stand-by, no? Si chiama, che rimane sempre accesa. Ecco, uno studio, una rilevazione americana identifica in circa 40 gli elettrodomestici in una casa media americana che rimangono in stand-by, che può essere la caricabatterie, il televisore, sembrano tanti, gli americani ne hanno più di noi, però insomma, se fate conto anche a casa vostra, il telefono, la radio, no? Ce n'è veramente di tanti, che sono responsabili per non far niente, semplicemente per quella microscopica lucina che rimane accesa, del 10% dei consumi di energia elettrica sempre una famiglia media americana. E quindi anche questo fa riflettere, perché sono il 10% già sulla nostra scala di privati, non sono pochi, ma sulla scala, diciamo, più ampia, potete ben immaginare cosa significa. E infine, appunto, come vi dicevo, Giuseppe Mazzitelli andrà a raccontarci un po' la sfida di questa nuova tecnica di evoluzione dell'energia che cerca di ricopiare ciò che accade nel Sole e di portarlo sulla Terra. Bene, allora, diciamo, sperando di avervi con questi piccoli flash incuriosito a tornare, ripeto, nonostante magari la noia che vi ispirerò io, però gli altri tre oratori sono molto bravi e quindi insomma, vi raccomando veramente di venire, comincio un po' spiegandovi il titolo. Chiacchieravo con Vittorio poco pochi minuti fa a proposito di questo titolo, perché i colori dell'energia. Allora, io ho cercato questa fotografia che penso riconoscerete, insomma, una panoramica di Novara, e insomma, qui la vediamo, insomma, una foto che qui vediamo in bianco e nero, ma potreste anche vederla con una tonalità, diciamo, con un colore unico, rosellino, ma potremmo anche, se vogliamo, vederla con una tonalità unica sul verde, cioè avere delle immagini monocromatiche delle Alpi di Novara, noi immagino che siano qui sotto, tutte però con una certa quantità di dettagli, ma che perdono qualcosa. Perdono cosa? Il colore, no? Perdono la tavolozza, perdono l'insieme che una visione a colori è in grado di darci. Ecco, io ho usato, vorrei usare proprio nelle chiacchierate di questa sera, esattamente questa metafora del colore applicando all'energia, cioè per con un duplice scopo. Da un lato, visto che è la prima chiacchierata di un ciclo dedicato all'energia, cercando di rivedere insieme a voi di cosa parleremo, cioè cos'è l'energia, come ci appare, cosa ce ne facciamo, e soprattutto cercando di associare a ciascuna forma un colore. Allora ho deciso di fare un elenco, e questo elenco associandolo a ciascuno un colore ben definito, in maniera tale che questo poi anche ci aiuti magari a portarlo a casa, a ricordarlo anche un po' meglio. Ma anche, e qui vengo all'immagine che sto dicendo, con un messaggio finale che già vi posso anticipare, che è quello che, come spesso accade per molte altre vicende della vita, anche quando si parla di energia, la visione migliore è probabilmente quella a colori, cioè quella in cui si mettono insieme tante sorgenti. Oggi si parla molto di paniere energetico, quando si studiano i scenari energetici futuri si parla di paniere, perché chiaramente la soluzione, ripeto, anticipo poi la mia conclusione, è esattamente questa, cioè che
in termini, parlando di un futuro energetico sostenibile, non possiamo essere, come dire, monocromatici, non possiamo dire tutto solare, tutto nucleare, tutto eolico, tutto carbone, occorre senz'altro una visione a colori, occorre mettere insieme le cose. Bene, però, ecco, un po' anticipato anche qui quello che è il messaggio e la strada lungo la quale voglio condurvi, vi illustro il percorso. Allora, faremo 4 tappe, appunto parliamo innanzitutto del perché, del legame che c'è fra energia e società. In questo un po' introdurrò anche ulteriormente, diciamo, però qualche stimolo che sarà ampiamente poi invece sviluppato da Alessandra Viola la settimana prossima. Poi ci chiederemo cos'è l'energia, cioè cercheremo di vedere insieme cos'è l'energia, perché è così importante, e infine vedremo anche un aspetto estremamente importante, cioè che l'energia si trasforma. Andremo a capire cosa c'è dietro la trasformazione dell'energia e quanto essa sia importante. E infine, con una sorpresa finale, andremo a chiudere con questa diapositiva sui colori. Bene, cominciamo allora con questa prima tappa del nostro cammino. Allora, se voi fate questo esercizio, non prometto che i numeri siano esattamente gli stessi, perché l'ho fatto qualche giorno fa e sapete che Google, insomma, molto dinamico, cambia, però le tendenze sono identiche. Se andate a cercare su Google queste qua 5 parole, energia, politica, governo, calcio, finanza, i risultati sono questi, cioè questi sono i cosiddetti hit, no? Quelli che chiama risultati di Google. Vedete che, vabbè, calcio ovviamente, insomma, siamo in Italia, quindi è forse una delle ricerche più popolari, però l'energia viene praticamente alla pari con la politica e sopravanza di gran lunga sia la finanza che la ricerca della parola governo. Cioè a dire che l'energia è veramente un aspetto estremamente interessante, estremamente importante della nostra vita. No, non occorre che usiamo Google per saperlo, però è certamente una cosa che è un dato molto interessante. Perché l'energia ce ne abbiamo a che fare sostanzialmente tutti i giorni, insomma abbiamo un contatore, abbiamo delle bollette, adesso addirittura abbiamo anche le classi energetiche, no? Sapete che gli elettrodomestici, addirittura gli appartamenti, no? Hanno una classe energetica, quindi la parola energia, possiamo tranquillamente dire, fa parte della vita di ciascuno di noi quotidianamente. D'altro canto però, la parola l'energia, che fa così parte della nostra vita quotidiana, è qualcosa che nessuno vuole vicino a sé. E anche qui anticipo un tema di cui Alessandra parlerà ampiamente. La produzione di energia è spesso sentita come fonte di problemi, tant'è che se voi di nuovo fate un esercizio, no, in quella che è dire, il deposito del sapere moderno, cioè la rete, internet, andate a cercare contro l'energia e poi scegliete pure l'aggettivo che volete, nucleare, eolica, piuttosto che solare, troverete senz'altro che c'è qualche gruppo, qualche comitato, qualcuno che protesta, buono, cattivo diritto, non si capisce. Sì, difficile dirlo in generale, però che certamente protesta contro anche quelle che sono ritenute le forme più pulite, contro l'idroelettrico, contro anche le pale eoliche, no? E quindi viviamo poi in questa contraddizione, cioè ciascuno di noi ne fa un grandissimo uso, però anche non la vogliamo vicino a noi. Ecco, qui come dicevo, io sto cercando veramente di darvi così degli stimoli, dei flash, no? Perché poi comunque sarà molto importante poi lasciare anche spazio così una chiacchierata insieme, e anche perché, ripeto, questa mia lezione introduttiva è proprio nell'ottica di lanciare così degli stimoli che saranno poi approfonditi. Quindi, energia e società, dicevamo, no? Energia è qualcosa di cui tutti abbiamo bisogno, di che ci fa molto comodo, che nessuno vuole vicino e che però purtroppo un sacco di gente non ha. Ed ecco quello che vi anticipavo che vi racconterà di nuovo appunto nella prossima lezione. Oggi 1.600.000.000 di persone non dispongono di energia elettrica e questo, ripeto,
può sembrare una notizia così commentante, ma se ci pensate cosa vuol dire non avere l'energia elettrica, e ma insomma tutti noi immagino in questa sala siamo nati, siamo vissuti quando ormai c'era già l'energia elettrica, ma insomma parlavo con la mia nonna nata all'inizio del secolo, quando ancora era viva, e mi raccontava, cioè, all'inizio del secolo si facevano un sacco di cose con la legna, con la cosa. E la comodità di infilare la presa, io sono arrivato qua e io e lui abbiamo infilato la presa del mio calcolatore, adesso macchine fotografiche, e abbiamo quindi questa disponibilità di energia immediata. Non averla rappresenta una caduta della qualità della vita enorme, enorme, che è testimoniata anche da un dato molto oggettivo, che è questo indice, è un indice statistico sviluppato dalle Nazioni Unite, che si chiama Human Development Index, cioè l'indice dello sviluppo umano, e misura una serie di aspetti che rendono la vita di alta qualità. Quindi non credo misuri in grande misura il denaro, ma misura l'educazione, la formazione, la qualità della vita, la salute, no? La possibilità di avere degli svaghi, insomma, in generale una vita buona. Bene, questo indice, come vedete, più è alto, più è indice appunto di uno sviluppo elevato, è legato in maniera inequivocabile alla disponibilità di energia. Questa scala qui sotto rappresenta la disponibilità di energia, vedete che maggiore la disponibilità di energia e maggiore la qualità della vita, con alcune eccezioni peraltro significative, potrebbero meritare un approfondimento, ma in generale, come vediamo, se abbiamo poca energia la nostra qualità della vita è purtroppo inferiore. Per non parlare poi anche degli aspetti, come dicevo prima, più drammatici sulla salute, per esempio cosa significa non avere energia in termini di salute e di lotta alle malattie. Una parola di nuovo, perché questo problema, questa questione dell'interazione tra energia e società è estremamente complessa, quindi abbiamo visto brevemente, no? Utilizzazione, abbiamo visto povertà, abbiamo visto produzione che nessuno la vuole, l'energia ha un legame strettissimo con l'ambiente, non c'è niente da fare, nel bene e nel male, energia, la trasformazione, dovrei dire per la precisione, di energie, influenza la qualità dell'ambiente in cui viviamo. In molte maniere, tante positive, tante anche negative. Una certamente la più negativa è, come sapete, la produzione di gas serra. Lo approfondiremo più avanti nella nostra chiacchierata, ma questi gas serra che costituiscono proprio una barriera, no? Sopra il nostro pianeta, fondamentale, perché se non ci fosse non saremmo qua a parlare, la Terra sarebbe molto più fredda e inospitale, ma che se diventano troppo spessi possono appunto fare un effetto serra che noi ben conosciamo, quindi produrre questo riscaldamento globale. Ripeto, anche su questo ci torneremo, lo sentirete, e finisco questa prima tappa della nostra chiacchierata con questa illustrazione che ho trovato e che mi sembrava molto interessante, però anche fatto due appunti, volevo cancellare, ma sono rimasti qui e non a caso, perché mi avevano molto colpito. Beh, uno penso sia ben noto a tutti voi, no? Intanto cosa ci dice questa è la cosa, no? L'indicatore della benzina dell'automobile, e vedete che vicino alla riserva si avvicina alla parola guerra, vicino al pieno si avvicina la parola pace. È una maniera un po' brutale ma estremamente efficace. Se voi pensate, dopo la seconda guerra mondiale, dove e perché si sono sviluppati la maggior parte dei conflitti, compresi quelli che ancora oggi insanguinano il mondo, conflitti di guerra, cioè di sangue, ma anche conflitti non meno drammatici e che hanno altrettanto gravi conseguenze come i conflitti finanziari, economici, sempre e comunque attorno all'energia. Tutto quello che accade attorno al Medio Oriente, tutto quello che accade attorno allo Stato Islamico e tutto quello che c'è dietro è sostanzialmente legato all'energia. Voi immaginate che quei paesi non avessero sotto di sé praticamente tre quarti del petrolio di tutto il mondo, e ci si potrebbe chiedere se sarebbero ancora al centro dell'attenzione geopolitica mondiale, purtroppo, no?
questo è fatto. Secondo esempio della cronaca, l'ho scritto qui sotto Renzi, perché anche qui, se avete avuto così leggere il giornale questi giorni, il primo ministro è andato in visita in Germania l'altro giorno, mi pare a Berlino, a incontrare la cancelliera Merkel, per una visita che i giornali definivano come tesa, no? Perché i rapporti con la Germania in questo momento non sono idilliaci, stiamo qui naturalmente a parlare di questo, ma uno degli aspetti critici è un nuovo gasdotto che si chiama Nord Stream, che dovrebbe arrivare dalla Russia per la parte nord, quindi in qualche maniera intercettare pesantemente gli interessi economici tedeschi, per il quale Renzi accusa l'Europa e la Germania in particolare di non aver, stando a quello che dicono le cronache naturalmente, di aver avuto un metro di misura diverso dal forte attacco che c'è stato contro il progetto South Stream, che invece era un gasdotto che doveva passare per il Mediterraneo, in cui l'Italia doveva essere coinvolta, se non ho capito male, che invece è stato bloccato di nuovo dall'Unione Europea. E questo pare fosse uno dei motivi di forte attrito con la Germania. Ancora una volta, sempre lì si va a finire. Non è che con ogni probabilità gli attriti della Germania, fra Germania e Italia, sono legati che a uno gli piace di più lo stinco di maiale, l'altra pasta asciutta, no? E di nuovo sempre i grossi problemi sono questi. Quindi vediamo che, e qui veramente insomma ho usato pochissimo tempo per dirvi questo, ma spero di avervi un po' ispirato la convinzione che l'energia è veramente fortemente intrecciata con tutto quello che noi viviamo quotidianamente. Noi come persone, noi come comunità cittadina, noi come paese, noi come mondo, insomma, sempre alla fine si va a finire lì. È un po' provocatoria come affermazione, me ne rendo conto, ma se poi ci riflettete un po' e provate nei prossimi giorni a analizzare molte delle notizie a livello italiano e internazionale, ritroverete molto spesso sotto questa parola energia. Quindi a questo punto, insomma, ci sarà venuta la curiosità di cercare di capire cos'è l'energia, no? Allora, qui io faccio il fisico di professione, quindi diciamo sono tentato un po' di cercare di raccontarvi, no? di cosa si parla. Probabilmente rimarrete un po' delusi se comincio così. Questa è la citazione di Richard Feynman, che è stato premio Nobel per la fisica nel 62, uno dei più noti fisici del dopoguerra, e che scriveva, premio Nobel, quindi se lo dice lui, è importante comprendere che nella fisica non abbiamo nessuna idea di cosa sia l'energia. E se non ce l'aveva lui, l'avvocato, mi spiace, ma temo che stasera sarete delusi, ma ci ho detto in realtà, lui era un po' provocatorio, insomma, così, ha scritto dei bellissimi libri, certamente se vi dovesse capitare, alcuni specialistici, ma altri proprio per il grande pubblico divulgativo, e sono letture molto interessanti. E comunque volevo un attimo cercare di un po', come dire, non contraddire un premio Nobel, non sia mai, ma vedere se riusciamo invece a fare un po' uno sforzo insieme per capire cos'è questa energia, no? Allora, un primo aspetto fondamentale, e che poi è veramente qui cerco, secondo me, proprio, come dire, un po' didattico anche per seguire, no? Poi tutte le lezioni che seguiranno, è che l'energia compare in varie forme. Questo è un aspetto fondamentale dell'energia, è una parola sola, ma che si declina in tantissime forme. Allora, una che conosciamo tutti è l'energia di movimento. Si chiama dal greco energia cinetica, ma è sostanzialmente legata al movimento. Un oggetto, un corpo che si muove, possiede energia. Più veloce va, più energia possiede. Più grosso, più energia possiede. Diciamo che come dire, è abbastanza intuitivo, pensando che se volete buttare giù un muro, usate una bella mazzetta, un martellone bello grosso e cercate di darci anche con una certa velocità e ottenete un risultato molto più debole se uso questo microfono invece, no? Per cercare di abbattere un muro. Un'automobile sviluppa energia cinetica e, come vedremo, la sviluppa a spese di che? Di altra energia, cioè la combustione che di energia chimica. Vedete qui, questa è una competizione fra una Ferrari e un
caccia militare, no? In fase di decollo. Dunque, ci stiamo parlando di energia cinetica, quindi questa energia in movimento, che ecco perché ho cominciato proprio da questa, perché, come vedremo fra un istante, l'energia di movimento è alla base di praticamente tutta l'energia elettrica che noi utilizziamo. Dico quasi tutta, non tutta, vi spiegherò fra un istante perché, ma l'energia che sta facendo andare questo microfono è stata con ogni probabilità prodotta dal movimento. Dal movimento di che? Ve lo posso dire subito, del vapore o dell'acqua, ma vediamo perché. Però prima facciamo questa panoramica. Abbiamo detto l'energia compare in varie forme. Un'altra forma di energia è l'energia elastica. Un elastico può immagazzinare energia, un arco teso immagazzina energia che viene trasferita in energia di movimento della freccia che viene scoccata. Un'altra forma ancora è il calore. Il calore è una forma di energia. Quando noi bruciamo qualcosa, trasformiamo una certa energia in un'altra. Quale energia in particolare? Beh, nel caso in cui stiamo bruciando legno, trasformiamo l'energia che madre natura ha impiegato nel corso di secoli o di decenni per far crescere quella pianta in energia chimica, poi alla fine per esempio viene dal sole. L'energia appunto è anche energia chimica, che può essere liberata in varie maniere, alcune assolutamente, come dire, esplosive, la dinamite per dire, no? In cui tutta l'energia chimica che è contenuta nell'esplosivo viene rilasciata in brevissimo tempo, o in maniera molto meno esplosiva ma molto più utile probabilmente, che è petrolio. Il petrolio immagazzina in sé energia chimica nei legami chimici che noi utilizziamo bruciandolo. Cosa vuol dire bruciare? Vuol dire romperlo, come vedremo fra breve. Lo rompiamo. Rompendo questi legami chimici otteniamo l'energia che serve per andare, far andare avanti la nostra automobile. Ma anche la luce è una forma di energia. L'illuminazione, la radiazione elettromagnetica, la radiazione del sole, no, lo sappiamo bene, se siamo troppo al sole d'estate, senza protesi ci bruciamo, insomma, no? Archimede faceva bruciare le navi nemiche con l'energia del sole. Un'altra forma di energia ancora è la radiazione elettromagnetica, che è molto vicina alla luce, naturalmente, anzi la luce è una radiazione elettromagnetica, ma ho voluto distinguere la luce visibile magari dalla radiazione elettromagnetica non visibile, che è quella però che cucina gli alimenti dentro un forno a microonde. Perché dentro un forno a microonde c'è un'energia elettromagnetica che viene trasferita a riscaldare l'alimento che state utilizzando. I legami nucleari. Se noi, anche qui ci torneremo, ma sapete, la materia è fatta di atomi, oggetti molto molto piccoli, se li spezziamo questi atomi possiamo ottenere molta energia. Qui siamo relativamente vicini alla Francia, il 70% dell'energia elettrica francese è prodotta proprio rompendo i nuclei, cioè attraverso la fissione nucleare, cioè rompendo queste particelle elementari. E lascio per ultima di questa rapidissima carrellata l'elettricità, un'altra forma di energia è l'energia elettrica, che dico lascio per ultima perché in qualche maniera è legata, se vogliamo, spesso prodotta attraverso tutte le forme precedenti, o attraverso legami chimici, o attraverso legami nucleari, o attraverso il movimento, ed è di gran lunga la più importante per la nostra società, come vedremo fra un istante. Cosa possiamo concludere? Possiamo concludere che l'energia, se vogliamo quindi cercare di rispondere a Feynman, l'energia la usiamo per ottenere qualcosa che vogliamo fare, mettere in moto gli oggetti, per spostarci, per riscaldare o raffreddare. Paradossalmente noi non siamo mai contenti, no? Del clima che abbiamo, riscaldiamo l'inverno, raffreddiamo l'estate, cioè, e tutto questo richiede sempre energia per produrre suoni, oggetti, no? Perché voi le persone all'ultima fila sentano la mia voce, occorre qualcosa che l'amplifichi, quindi ancora una volta occorre energia. Qualsiasi cosa che io sto facendo, che voi state facendo qui oggi, richiede energia, dallo stare in piedi e dal muovermi a tenere questo microfono, dal sentire la mia voce e vedere le mie diapositive. Bene,
Allora, diciamo che non abbiamo la pretesa, naturalmente, infatti l'avvocato mi ha giustamente minacciato, mi ha detto vai a fare una lezione, giusto perché insomma, avremmo annoiato tutti, però spero di, attraverso così questa panoramica, no, di avervi così un po' ispirato il pensiero a questa molteplicità di forme energetiche, cioè energia come qualcosa descritto da una parola, ma che in realtà trova molti aspetti, ed ecco qui già cominciamo a capire la logica dei colori che esplicita l'affronati. Allora, uno potrebbe essere portato a dire che, a pensare che l'energia sia quindi, sì, per pigrizia abbiamo usato una parola sola, ma in realtà sono tante cose diverse, no? Una diversa dall'altra. Sì e no. Nel senso che tutte queste diverse forme, e in realtà oserei dire forse con una semplificazione, ma neanche tanto, tutte queste diverse forme di energia sono legate e sono descritte da pochissime leggi naturali fondamentali. Allora, io vorrei fare un esperimento che in qualche maniera mi porta a questo terzo capitolo, che è un po' il filo di questo terzo capitolo, no? Insieme a voi. Io credo che ciascuno di noi si chiede: mi ricordo un verso di una poesia o un verso di Dante? Probabilmente, con buona probabilità, ciascuno di noi ricorda forse almeno una citazione di Dante, ma non perfetta, insomma, ricorda, oppure il verso di una poesia di Pascoli, o la cavallina storna, o di un Leopardi, o qualcosa. Sono cose che un po'. No, cosa sono? Sono nella cultura comune, cioè da, diciamo, una persona mediamente istruita, ma appunto senza bisogno di aver fatto, no, studi esagerati, mediamente istruita, conosce una citazione poetica. Bene, sì, adesso facciamo un altro esperimento simile e ci chiediamo: se noi conosciamo i principi della termodinamica, allora qui improvvisamente ciascuno di noi dice: ma no, questa è una cosa assolutamente specialistica, una cosa scienziata, una cosa ingegneri, da fisici, e vengono immediatamente ricondotti a un qualcosa che non appartiene alla cultura comune, come dire, un po' alla base della cultura di una società. Bene, io penso che sia un errore. Perché? Perché, come vedete, spero di riuscire a convincervi tra un istante, i principi della termodinamica sono due, poi alla fine, veramente fondamentali, regolano tutta la natura che ci sta intorno a noi, insomma, no? Quasi qualsiasi cosa facciamo la mattina e la sera, e non sono particolarmente complicati da capire o da spiegare, bisogna trovare le parole giuste. Chiaramente ci si possono fare tesi di laurea o di dottorato in fisica sui principi della termodinamica, ma si possono anche spiegare, come spero riuscirò a fare tra breve, con poche semplici parole. Allora, un aspetto fondamentale dell'energia è che si trasforma. Le abbiamo viste, no? Movimento, elettrica, calore, energia nucleare, energia chimica. Bene, è come un insieme di vasi comunicanti. Si può trasformare da un tipo all'altro. E qui vi do un po' di esempi. L'energia elettrica può facilmente essere trasformata in energia termica. Se qualcuno viene a mettere una mano qui sotto, nell'alimentatore del collega, qui sapete, esperienza comune, un elettrodomestico è caldo, no? Il frigorifero è caldo, cioè riscalda la stanza in cui sta, raffredda l'interno, ma globalmente riscalda la stanza. Perché? Perché l'energia elettrica, quando viene utilizzata, quasi sempre, se non sempre, produce calore, cioè si trasforma in calore, anche volutamente, se vogliamo scaldarci la minestra o il pentolino del tè. L'energia termica può essere, può essere trasformata in energia in movimento. Nelle vecchie locomotive l'energia termica del carbone che viene bruciato nella caldaia viene trasformata in energia di movimento, ma anche nelle vostre autovetture l'energia termica del petrolio, del diesel, della benzina che brucia, no?
brucia, esplode, anzi, viene trasformata in movimento. D'altra parte, e questo è un esempio, il prossimo è un esempio che temo discrimini un po' l'età, perché io me la ricordo questa cosa, che ho 32 anni, no? Si diceva prima, no? Però le bici di oggi ormai la maggior parte a dinamo non ce l'hanno più, no? C'è la lampadina con la pila, però chi ha avuto la bicicletta mai una ventina di anni fa si ricorda che tutte le biciclette erano la dinamo. Cosa serviva la dinamo di sera? Si premeva il bottoncino, questa rotellina zigrinata la toccava il pneumatico e muovendosi illuminava, faceva luce, no? Quindi cos'era il concetto? L'energia di movimento, quella che noi imprimevamo con le nostre gambe a bicicletta, produceva energia elettrica, veniva trasformata in energia elettrica, quindi un'altra trasformazione. Questo oggetto semplicissimo, che era dinamo della bicicletta, e che ripeto, oggi se ho parlato a un ragazzo probabilmente non sa neanche cos'è, perché credo che la maggior parte delle biciclette adesso abbiano il faretto a pile, no? Però, vuol dire, noi forse ce lo ricordiamo, era particolarmente interessante perché il prototipo, proprio si chiama dinamo, no? Il prototipo della produzione di energia elettrica, della metodologia in vigore tuttora oggi per la maggior parte dei casi per produrre energia elettrica. E infatti voglio fare un piccolo passo indietro, se mi consentite una piccola divagazione storica. Andiamo al 1831, quindi 200 anni fa circa. Questo signore era un signore che si chiama Faraday, un signore inglese, era uno scienziato ed è la persona che ha dimostrato per la prima volta il principio di produzione, di trasformazione dell'energia di movimento in energia elettrica. Questa è la cosiddetta ruota di Faraday, è uno strumento che ancora i musei della scienza hanno. Vedete, c'è un disco di rame con una manovella, uno la fa girare, il disco gira all'interno di una calamita, fra i due poli, un po' come la calamita, insomma, quella di Topolino, e qui fra il bordo e il centro del disco si sviluppa la tensione elettrica, si produce energia elettrica. A spese di che? A spese dell'energia di movimento di qualcuno che gira. Bene, questo è il principio che tuttora viene usato in qualsiasi generatore, un alternatore, una centrale termoelettrica, una centrale idroelettrica, piuttosto che centrale nucleare, funziona così. Semplicemente non c'è più il signore che gira a manovella, ma questo servizio ce lo fa il vapore, che viene scaldato, o l'acqua che cade giù dalla diga, che viene scaldato grazie a bruciando petrolio, bruciando carbone, oppure spaccando le rami nucleari. Bene, un piccolo aneddoto che ho scritto qui sotto riguarda, ripeto, questo signore, lui lavorava alle dipendenze dirette del governo, di sua maestà, e faceva lo scienziato appunto, insomma, questo piccolo laboratorio, e come ancora oggi, no, dipendeva dai fondi di ricerca che insomma, il governo gli dava. Allora, un giorno, sapendo che insomma questa persona stava facendo queste ricerche, il cancelliere dello scacchiere, cioè il ministro dell'economia, va a trovare Faraday e gli chiede: ma senta Faraday, poche parole, noi stiamo pagando insomma la nostra manovella qua che lei gira, a che serve sta roba, cioè, perché spendiamo queste storie? E Faraday molto acutamente gli rispose: guardi signore, io francamente non lo so, ma so che un giorno ci metterete una tassa sopra. E vuol dire, questa è una citazione storica, e se pensate appunto a quella percentuale delle tasse sulla bolletta elettrica, devo dire che oltre a essere un grande fisico è stato estremamente lungimirante. Sull'effetto Faraday, l'effetto Faraday per esempio è un effetto fondamentale insomma, dell'elettromagnetismo, si basa appunto la generazione di energia elettrica. Quindi, come dicevo, l'energia si trasforma, abbiamo visto si può trasformare, ma soprattutto insieme a trasformarsi c'è un aspetto essenziale che va colto, e anche questo, ripeto, può sembrare scienza, cioè adesso esagero, non scherzando, ma in realtà è vita quotidiana. L'energia si conserva, cioè noi, il nostro universo è nato, adesso, esagero, ma comunque con una certa quantità di energia, e nel corso delle ere geologiche, degli anni, noi la trasformiamo, ma non la creiamo, l'energia non si crea e neppure si distrugge, si trasforma da una forma all'altra, da movimento all'elettricità, da calore a movimento, da movimento a calore,
qualsiasi trasformazione possiate immaginare, ma sempre con un bilancio fisso. È come se io e lui sommiamo i nostri conti correnti, un giorno io do soldi a lui, un giorno lui dà soldi a me, però il totale rimane sempre costante, il totale dell'energia in qualsiasi trasformazione rimane costante. Quando io racconto queste cose ai miei studenti e chi comincia a studiare la fisica, diciamo sempre che la legge della conservazione dell'energia è una legge fondamentale, è una legge di natura, attenzione, non è qualcosa che siamo inventati noi umani, è qualcosa che la natura ci pone davanti quotidianamente. Quindi ho fatto questo esempio, no? Petrolio viene trasformato in energia elettrica che viene trasportata, il fornaio ci cucina il pane, noi lo mangiamo, trasformiamo l'energia immagazzinata del pane, che era quella del petrolio, in energia di movimento e in calore perché sudiamo, e vedete che un po' il ciclo si chiude, cioè sempre la stessa energia. La trasformazione però è fondamentale, la voglia di correre dopo essersi bevuto un bicchiere di petrolio, no? Un po' faticoso, però dopo essersi mangiato due panini mai uno cammina anche più volentieri. Però ecco, quindi alla fine vedete che tutti questi esempi ci riconducono a due concetti fondamentali: si conserva, è sempre quella, c'è sempre il bicchierino di petrolio anche dentro il panino che siamo mangiati, e si trasforma. Allora, la conservazione, cioè vuol dire rimanere uguale, bilancio zero, e la trasformazione, cioè cambiare, sono né più né meno che i due principi fondamentali della termodinamica. Cioè in pochi minuti abbiamo colto insieme due leggi fondamentali di natura, fra le più importanti che la natura ci mette davanti. Ripeto, di natura, cioè non sono leggi dello Stato, della scienza, della tecnologia, è qualcosa che noi non possiamo modificare, ci è stato dato, è così, la natura è questa, e vedete, rispondono, descrivono due esperienze comuni. Io faccio benzina alla mattina e quell'energia la uso per muovermi, d'accordo? Mangio un panino e quell'energia la uso per andare a lavorare, e se non mangio il panino non ho energia. Quindi abbiamo sempre una conservazione, ma allo stesso tempo anche una trasformazione. E questo concetto, allora, quella conservazione è, spero sia abbastanza chiaro, quella della invece trasformazione è un aspetto un pelino più delicato, perché se così fosse, e qui ci ragioniamo assieme, se ci fosse solo il principio del primo principio della termodinamica, i benzinai andrebbero in fallimento, no? Perché io faccio benzina, ma siccome sempre si trasforma, la consumo, basta poi recuperarla da qualche parte. No, tanto il bilancio è sempre comune, chiedo a lui 10.000 euro in prestito e poi glieli ridò. No, il nostro bilancio rimane identico. Però c'è un problema, e questo è il cosiddetto secondo principio della termodinamica. Purtroppo non tutta l'energia ha la stessa qualità. Cioè l'energia ce n'è di varie qualità, si trasformano, ce n'è di varie qualità. E purtroppo il secondo principio della termodinamica dice che ogni passaggio che facciamo l'energia perde di qualità. Cosa vuol dire perdere di qualità? Che questo lo cogliamo subito. Osservate questa foto di queste due auto da corsa che stanno frenando in curva, probabilmente, in un sorpasso. Vedete queste, no? Sono i freni. Questa è incandescente, no? Un'immagine del calore a cui sono le pastiglie di freni, i dischi, no? I freni sono arrivati perché la macchina sta frenando. Cos'è? È l'energia di movimento che viene trasformata in calore. Anche senza arrivare alle macchine da corsa, voi stessi sapete, sopra le montagne sono abbastanza vicine, se guidate su montagne in discesa, quando arrivate giù mettete la mano sul cerchione, è caldo, insomma, no? Boh, quell'energia lì, quello lì è calore. Se voi metteste sto cerchione qua dentro in casa d'inverno, ve la riscaldate, per lo scomodo, ma funziona. Chi l'ha pagato? Voi la mattina mettendo la benzina dentro, e alla fine l'ha pagato la natura tanti anni fa producendo il petrolio. Il problema vero è che però questo calore qua è energia tanto quanto il petrolio, tanto quanto quella contenuta nel petrolio o quella contenuta nel movimento dell'autovettura, però purtroppo ha una qualità molto più bassa, perché è ben chiaro che se io mi vendo
10 euro di benzina, probabilmente ci arrivate fino a Torino. Se vi vendo 10 euro di calore, fatica insomma, no? Arrivare a Torino con 10 euro di calore. Quindi il secondo principio della termodinamica vi dice esattamente questo: ogni volta che trasformate energia perdete un po' di qualità. E questo è di nuovo la drammatica realtà che c'è dietro a tutto questo problema del petrolio, insomma, il Medio Oriente. Questo petrolio è lì, ci ha messo milioni di anni per formarsi, sfortuna ha voluto che sia stato tutto concentrato in pochissime zone, e adesso noi ne abbiamo un enorme bisogno. Il tratto sta anche finendo, e quindi chi ce l'ha fa il bello e il cattivo tempo. Proprio perché? Perché purtroppo l'energia non si può riutilizzare. E questo allora mi porta un po' al mio finale, insomma, no? Un po' cercare anche di arrivare finalmente a questi colori. Perché allora? Ricapitoliamo un attimo, no? Come i nostri passaggi. Siamo partiti raccontando quanto l'energia è importante, no, per la nostra vita. Ripeto, abbiamo veramente fatto solo pochissimi esempi, ciascuno di voi ne può pensare altri 10.000, proprio quotidiani, di uso energia. Abbiamo visto quanto è importante per la nostra società, abbiamo visto quanto è importante averla e non averla, purtroppo. Abbiamo visto quanto può influenzare l'ambiente e abbiamo anche cercato di capire un po' come funziona. Cioè, no, tutte le forme che abbiamo, la trasformazione e la conservazione. Bene, ma allora alla fine, oggi come la utilizziamo? Cioè, qual è che ci serve, no? Qual è quella più alta qualità? Andiamo a vederlo adesso, andiamo a vederlo finalmente, andando a capire un po' queste associazioni di colori. Cominciamo con l'arancione, sorpresa, il sole. Il sole è la nostra centrale privata, insomma, no? Il sole è bello grande, sono 100 volte il diametro rispetto a quello della Terra, è tutto fatto di idrogeno e elio, e all'interno del sole ci sono delle reazioni nucleari di fusione che trasformano questo idrogeno in questo elio, lo fondono e producono, grazie a queste reazioni di fusione dell'idrogeno, energia. Energia che il sole emette sotto forma di radiazione elettromagnetica, perché e particelle, ma quella che arriva a noi, quella che ci serve, è la radiazione elettromagnetica, che è la luce visibile, quella che ci illumina, ma è anche l'ultravioletto, è l'infrarosso, è, diciamo, tutto quello spettro energetico che arriva sulla Terra e con un'insolazione di circa 340 watt a metro quadro. Sono mica pochi, perché insomma con 3 metri quadri, se voi poteste utilizzare tutta l'energia solare in energia elettrica, con 3 metri quadri ci fate andare tutto l'anno la lavatrice, insomma, no? Cioè, non è poco, ecco, nel senso che il sole è veramente una sorgente estremamente importante. Come si utilizza? Beh, è vecchio quasi quanto l'uomo l'utilizza la radiazione solare, no? Archimede a Siracusa la usava, la concentrava attraverso i cosiddetti specchi ustori per bruciare le navi nemiche, come una specie di cannone ante litteram. Oggi la utilizziamo sostanzialmente in due maniere. Una maniera che è il cosiddetto solare termico, che è proprio una cosa molto simile all'esperienza che abbiamo quando lasciamo una bottiglietta d'acqua sul cruscotto della macchina d'estate, no? Si scalda. Il principio è lo stesso, ci sono questi specchi che concentrano la radiazione solare lungo questi tubi. Questi tubi scorre dell'acqua e l'acqua si riscalda. L'acqua calda, sappiamo, poi può essere utilizzata per produrre energia elettrica, come dicevo prima, nella turbina. Questo è già in funzione. Nel deserto della California c'è il più grande impianto solare al mondo, di solare termico, sono circa 350 megawatt installati, vedete alcuni degli esempi, ci sono fotografie reali. Ed è un aspetto, un utilizzo in continua crescita. Grossissimo vantaggio di questo utilizzo del solare è la tecnologia molto semplice, sono specchi e tubi con l'acqua, a differenza della tecnologia che probabilmente a noi è più nota, che è il solare fotovoltaico, che è quello dei pannelli, che richiede, che diciamo si basa sulla trasformazione dell'energia solare in coppie di elettrodi, diciamo, si chiamano elettroni di lacuna, tecnicamente, ma sono di un processo che avviene all'interno del materiale fotovoltaico, quello dei pannelli, sono fatti i pannelli, che è silicio, e che produce energia elettrica.
questo è un altro grande esempio di un grande parco solare, probabilmente più di qualcuno di voi potrebbe averlo anche sotto il tetto di casa sua, e il solare fotovoltaico appunto si differenzia dal termico proprio perché ha bisogno del silicio come trasformatore di energia in energia elettrica, con tutti i problemi che questo ancora ha, perché se il silicio costa, è una tecnologia che sta evolvendo ma ancora non è totalmente matura. Quindi l'arancione, poi ho detto uso il rosa, perché il rosa, perché questo, il rosa è il colore che io vedo, non dico tutti i giorni, insomma quando svolgiamo gli esperimenti in laboratorio, il nostro combustibile, il nostro plasma di idrogeno assume un colorino rosa. Allora, io non vi racconto a lungo di questa cosa perché avrete l'intera lezione del professor Mazzitelli proprio dedicata alla fusione, per oggi, di nuovo un po' come curiosità, ci basti sapere, non a caso l'ho messa subito dopo il solare, perché il sole funziona grazie alla fusione e siccome funziona così bene, all'umanità gli è venuto in mente, ma non possiamo farci un sole sulla Terra, un pezzettino piccolino, portarcelo? Ed è quello che stiamo cercando di fare in laboratorio, cioè di riprodurre la fusione del sole, che avviene nel sole in laboratorio. Questo purtroppo è dannatamente complicato, infatti è un sacco di anni che ci andiamo dietro, cerchiamo di farlo, ci siamo molto vicini, e appunto il professor Mazzitelli vi racconterà nel dettaglio questo. Il motivo fondamentale è che è sicura, è pulita, il combustibile è illimitato, l'acqua del mare praticamente, e soprattutto è libera CO2. La fusione ha tutte queste attrattive, alcune le condivide con la fissione, ma altre sono come la pulizia, soprattutto la sicurezza, sono proprio tipiche della fusione. E ripeto, su questo sono stato brevissimo, sia perché il tempo ormai sta procedendo, ma anche mi manca veramente pochi minuti, ma anche perché il professor Mazzitelli ne parlerà ampiamente. Non posso però andare via da qui senza fare un po' di pubblicità all'esperimento che lavoriamo a Padova. Questo esperimento, io in realtà adesso non ci lavoro più per 3 anni, ma questo è in Germania, però insomma questo è l'esperimento di fusione che è a Padova. Tra l'altro, se a qualcun giorno o l'altro, se la fondazione volesse, fosse interessata anche una visita, non so, voleste pensarci, noi lo organizziamo sempre volentieri, abbiamo sempre queste giornate di porte aperte, quindi saremmo veramente lieti di avervi nostri ospiti, se volete venire a fare un salto a Venezia, a Paola. Bene, via, andiamo via un po' veloci, sono quasi le 7, quindi bisogna un po' che andiamo a chiudere. Grigio, grigio cos'è? Quello è facile, no? Petrolio, grigio, nero, io l'ho unito nel grigio e nero tutti i combustibili fossili, quindi carbone, petrolio e gas. Quali sono i grossissimi vantaggi? Sono trasportabili e hanno un elevatissimo rapporto fra energia e volume. Anche qui ci vorrebbe un po' di tempo, ma pensate al serbatoio di una locomotiva e a quello di un camion. No? La locomotiva aveva un carretto dietro, un carro dietro, no? Pieno di carbone, di combustibile. Il camion fa la stessa strada, o anche i treni diesel, mettendo tutto in un volume molto più piccolo, perché il petrolio in particolare ha un altissimo rapporto energia-volume, cioè in poco volume ci sta tanta energia, ed è il motivo per cui è così prezioso per il trasporto, perché non volete andare indietro in giro con un'autocisterna. E soprattutto in questo comune tutti e tre sono facilmente immagazzinabili, che come insomma sentirete anche il professor Lorenzoni, è un problema non banale quando si parla di energia, perché l'energia non è che si immagazzini molto facilmente, poterla tenere lì a disposizione è una grande cosa preziosa, e anche lì il fatto che non si immagazzini molto facilmente, ve lo do solo con un esempio, pensate a quanto costa il kilowattora preso dalla presa, 30 centesimi più o meno al kilowattora, e quello fatto con le batterie elettriche, se l'ho fatto con le dure, cioè, costa, dico io il conto, circa un centinaio di volte di più, costa 300 euro, no? Tanto, sapete cosa costa la batteria? Fa pochissima energia. Perché? Perché la batteria immagazzina energia e quindi questo è difficile da fare. I combustibili fossili derivano dalla trasformazione di sostanza organica, quindi ancora una volta è il sole, sempre c'è il sole dietro, no, che grazie alla fotosintesi ha fatto crescere gli alberi, le piante che poi sono diventate carbone, poi lignite, un po' una volta, insomma, no, questi processi che hanno preso ere geologiche. Anche qui non abbiamo tempo, ma tutta questa cosa qui può aver richiesto centinaia di migliaia, se non milioni di anni, e noi ci stiamo fumando tutto in poche centinaia, insomma, dall'era moderna adesso. Quindi anche questo in termini di sostenibilità
non è assolutamente banale. Qual è il problema fondamentale dei combustibili fossili? Di tutti, è un problema che ciascuno di noi ha dentro di sé. Se voi guardate cosa siamo fatti, l'avvocato, io, Sara, chiunque vuoi, siamo tutti fatti di carbonio, no? Carbonio e acqua sostanzialmente. Gran parte del nostro, degli organismi viventi è fatto di carbonio, cioè della molecola, dell'atomo che poi sta dentro il carbone. E siccome i combustibili fossili derivano da organismi viventi, piante piuttosto che animali, piuttosto che cos'altro, si sono fossilizzati proprio, no? Contengono ancora il carbonio. Come si tira fuori l'energia del carbonio, compresa la legna, voglio dire, bruciandola? Cosa vuol dire bruciare? Vuol dire mettere assieme il combustibile, carbonio, con l'ossigeno. Ciascuno di noi avrà fatto a piccolino, ha fatto fare al nipotino, al figlio l'esperimento, se ci metti un bicchiere sopra la candela si spegne. Perché? Perché gli manca l'ossigeno. Carbonio, questo è il metano, e ossigeno. Carbonio, tutta la combustione è sempre fatta così, carbonio più ossigeno. Il problema grave è che qualsiasi combustione fatta di carbonio e ossigeno viene sempre fuori queste due letterine magiche, CO2, che è questa famigerata anidride carbonica, che ci va tanto bene quando sta dentro l'acqua minerale per fare la gasata, ma fa molto meglio, fa molto peggio quando invece la usiamo, quando la rilasciamo in atmosfera, è proprio un gas serra. E questo, attenzione, è una cosa ineliminabile, cioè quello è il problema. Noi al massimo la CO2, proviamo a immagazzinarla dopo averla bruciata, dopo averla prodotta nella combustione, ma sarà inevitabile, è una legge di natura. Organismo vivente è carbonio, ricordiamoci, noi siamo fatti di carbonio. Ossigeno per bruciare CO2, non c'è verso. Però questo petrolio è tanto comodo perché gran parte, quasi due terzi, lo usiamo per i trasporti, proprio perché è fortemente immagazzinabile e quindi è una cosa di cui la nostra società può fare con molta fatica a meno. C'è questa bella metafora che sono certo riprenderà anche Alessandra nella sua presentazione. Bruciare petrolio per produrre energia è come bruciare mobili antichi per riscaldarsi. Purtroppo oggi siamo a questo livello, oggi è quello che sta succedendo, cioè ogni volta che noi usiamo il petrolio, che è così prezioso per produrre energia, è come stessimo bruciando il comò del 700 nel caminetto per far caldo. Certo, fa caldo, però a che prezzo? E anche questa è una provocazione un po' che vi lascio. Poi, se mi consentite, avvocato, ancora 2-3 minuti, posso, signori, se ho quasi finito, però siccome ho cercato veramente un po' di indirizzare anche questa chiacchierata molto anche sulla scienza ma anche sul quotidiano, sull'attualità, no? Dove sta il petrolio oggi? Il petrolio, vedete, questa è Asia Pacifico, Nord America, Africa, Centro America, Europa, Medio Oriente, quella barra Medio Oriente, tutto il petrolio praticamente che noi conosciamo sta qua e qui è un po' anche in Centro America. Questo è un problema grosso, è un problema enorme perché è una risorsa fortemente localizzata di cui tutti hanno bisogno, per tutti i motivi che vi ho detto prima. Quindi non solo bruciandola come bruciassimo mobili antichi, non solo andiamo a inquinare, ma ancor peggio, per fare tutte queste cose dipendiamo da pochissimi stati che fanno il brutto, il bello e il brutto cattivo tempo. Tant'è che, ripeto, se voi pensate a dove, ripeto, questo è un esempio che ho già fatto, dove sono sviluppati i conflitti, negli ultimi decenni, purtroppo, sempre e comunque, quasi sempre, direi, la partenza è stata lì. Tutti quelli grossi sono partiti da un interesse di carattere energetico, molto spesso nel Medio Oriente. Bene, già abbiamo detto arancione, rosa, nero, rapidamente celeste, beh, questo è facile, celeste è l'energia dell'acqua. L'energia dell'acqua che usiamo facendola cadere da una diga e producendo energia elettrica, come si dice, le centrali idroelettriche, ma la possiamo anche usare attraverso le maree. Quando c'è l'alta marea l'acqua entra nel porto e fa girare la turbina, e quando c'è la bassa marea riesce dal bacino e la fa girare in senso opposto. E quindi ancora una volta movimento, energia elettrica. E c'è la centrale molto grande, e questa è una strada che passa sopra, questa è in Normandia, sono passato anch'io qui sopra una volta in vacanza, che usa, sapete, in Normandia c'è il Mont Saint-Michel, non so, queste grossissime escursioni in marea, e si usa un po' per questo. Tutto qui sotto ci sono tutte queste turbine che vengono alimentate, proprio messe in movimento dal passaggio delle maree.
su quasi 100 MW elettrici, che secondo me è una cosa poco. Il bianco non è veramente un colore, è un fisico, perché il bianco è una struttura di altri, mi permettete un po' la licenza poetica, l'ho usata per l'energia del vento. L'eolico, anche lì sempre movimento è. Il vento crea movimento, mette in moto le pale e ancora una volta il movimento Faraday, quello del signore che diceva un giorno la tasserette, si produce energia. Questo personaggio, vuol dire, noi abbiamo molto presente, ripeto, Dante o Proust o Freud, però vedi, anche Faraday ha avuto un impatto mica banale sulla nostra vita. E qui vi faccio vedere quella che è una delle più grandi centrali parchi eolici a Palm Springs in California. Questa la metto anche lì un po' per farvi presente una cosa di cui sentirete parlare. L'eolico viene per definizione ritenuta una delle forme più pulite di produzione di energia, però non è certamente una forma poco invasiva. Cioè, è chiaro che una cosa di questo genere potete permettere nel deserto della California, chiaramente. La pianura padana, anche a me se c'è già il vento, è un po' più difficile, no? E quindi, giusto per dire che l'energia non è mai bianco-nera, no? Non è mai una cosa semplice da identificare. Mi scuserete, ma d'altra parte è un gioco troppo semplice, ma anche molto reale. Se ho scelto il marroncino con le biomasse, so che fa pensare a molte cose, ma però purtroppo è la cervella, sono colore, so che ciò. Tutto ciò che è biomassa, quindi residui industriali, residui animali, cioè carta di animali, immondizia cittadina, fogne, residui della, per esempio della coltivazione, no? Grano, riso, tutte queste cose qui, si può bruciare e dalla combustione si può ridurre, si può ottenere energia. Sapete, anche qui, lunga storia, ma insomma andiamo rapidamente, si parla molto di biocarburanti. Oggi il diesel, tutto il diesel che noi compriamo ha per legge un'aggiunta di biocarburante obbligatoria, che per una percentuale di pressa 10%, ce n'è un po', alcuni stati ne hanno di più, altri di meno, e anche quel biocarburante deriva proprio dall'origine di biomassa. Ho usato il turchese, questo colore insomma un po' particolare, per l'energia nucleare, perché questa, permettetemi una parola un po' tecnica, è radiazione Cherenkov, radiazione che viene emessa dalle barre di controllo. Queste in realtà sono il deposito di una piscina che contiene le barre di combustibile di una centrale nucleare che emette questa luce azzurrina. Centrale nucleare di fissione, da ben distinguere rispetto alla fusione, che coinvolge nuclei pesanti come l'uranio che vengono spezzati, e dallo spezzare questi nuclei si va proprio a produrre l'energia che viene usata ampiamente oggi, al giorno d'oggi mi pare che la Francia è oltre il 70%, nel mondo siamo attorno al 15% dell'energia elettrica prodotta da fonti nucleari. Noi in Italia, come sapete dopo il referendum, non ne abbiamo, ma ne compriamo una frazione non piccola, la Francia, Svizzera e Slovenia, quindi di fatto anche se non la produciamo la usiamo lo stesso. Anche qui vado a terminare con un piccolo aneddoto. Come sapete l'energia nucleare è made in Italy, questo è Enrico Fermi che riceve nel 1938 il premio Nobel per la fisica delle mani della Svezia per proprio le sue ricerche che poi, il premio Nobel ha preso per altre cose in realtà, ma che poi nel 1942 qui a Chicago, questa è la lapide commemorativa, avrebbero poi portato alla pila atomica e quindi di conseguenza alla scoperta dell'energia nucleare. Non ricordo se l'ho già fatto anche l'anno scorso, ma un esempio, comunque se l'avessi fatto chi l'ha già sentito mi scuserete, ma è un aneddoto insomma, che mi piace molto raccontare. Dopo questa cerimonia, ecco qui, intanto c'è una cosa che giocavamo prima sull'età, no? Questo signore qui aveva 37 anni, cioè, stava ricevendo il premio Nobel, no? Fa tanto strano, no? Però è così. Lui da qui poi lascia l'Italia, non ritornerà in Italia perché la moglie era ebrea e quindi erano state istituite leggi razziali, Fermi emigra negli Stati Uniti. Questa foto ha un valore storico estremamente, viene esiliato. Questa foto ha un valore storico particolare sia perché rappresenta la Consegna Nobel italiano, ma anche per un dettaglio che destò grande scalpore all'epoca.
L'abbigliamento del professor Fermi, che era vestito, come vedete, in frac, come si conveniva in un'occasione così ufficiale, al cospetto del re, ma che destò estrema scalpore, perché lui come accademico avrebbe dovuto vestire l'uniforme fascista, cosa che lui si rifiutò di fare e andò appunto a ricevere il Nobel in abiti civili. Così come l'altro aspetto che fu notato dai giornali dell'epoca, che infatti diedero la notizia a pochissimo rilievo, salutò il re con una stretta di mano e non con il saluto romano, che anche quello per un dignitario, diciamo per un accademico, avrebbe dovuto essere il protocollo. Quindi questo è un po' per finire questa storia. Finisco con Rosso. Con Rosso, l'energia geotermica, sapete che se facciamo un buco sottoterra andiamo, ma ogni 10 metri la temperatura della crosta terrestre della Terra sale, e quindi se noi andiamo abbastanza profondi, vedete qui si parla di qualche chilometro, si riesce ad arrivare a zone dove la temperatura è dell'ordine di centinaia di gradi. Quindi se io butto dentro acqua fredda con un tubo la posso riscaldare sfruttando il calore della Terra e mi torna su acqua calda che ancora una volta fa girare le turbine e produce energia elettrica. Bene, allora direi che siamo veramente alla fine. Questo l'avevo solo lasciato per dirvi da dove viene prodotta l'energia elettrica. Vedete, ancora oggi gran parte viene dai fossili, o petrolio, carbone e gas naturale. E quello che la grossa sfida per il futuro, e ne sentirete appunto molto parlare nelle prossime conferenze, sarà quello di cambiare questa suddivisione, andando sempre meno, riducendo sempre meno la parte fossile a vantaggio delle fonti libere da CO2 che sono tutte le altre. Bene, io chiudo ringraziandovi, vi lascio con questo piccolo immagine che purtroppo non rende bene la proiezione, ma che avevo chiesto a tempo fa, quando cominciai a ragionare su queste cose, come un po' così curiosità, un collega che era un amico, che è un di professione fa il medico, ma fa anche il così, pittore per hobby, gli chiesi di interpretarmi il tema dell'energia, dei colori dell'energia, lui lo interpretò come energia dei colori, gli raccontai un po' le mie idee, cercò di mettere assieme appunto il blu, il celestino, il rosa, se lo vedete in originale, il verdolino, insomma, quindi una interpretazione un po' artistica con cui vi lascio e vi ringrazio per la vostra attenzione.